riepilogo di quanto detto l'altra volta per poi riallacciarmi. Oggi invece soprattutto tradurremo un po' di questo testo di Eichenbaum su Tolstoi. Abbiamo visto che nell'evoluzione del primo periodo del formalismo, del protoformalismo, Eichenbaum appare non come un outsider sicuramente, però l'abbiamo definito un po' il D'Artagnan dei tre moschettieri, perché il nucleo centrale era quello formato da Shklovsky, Tinianov e Jacobson, non a caso anche quelli un po' più legati al movimento futurista, erano anche più giovani, un po' più scavezzacollo all'inizio, soprattutto Jacobson e Shklovsky. Mentre Eichenbaum era qualche anno più anziano, aveva già fatto dei suoi studi precedentemente, senza ispirarsi necessariamente alle idee formaliste, però comunque lui da subito ci entra come parte importante, integrante. Abbiamo visto che il ruolo che lui si ritaglia nel primo formalismo è la negazione dell'elemento, come dire, di espressione di sé, l'elemento psicologico, il documento autobiografico in letteratura, l'idea che un passaggio di un'opera letteraria possa esprimere, o comunque noi dobbiamo interpretarlo come espressione di ciò che l'autore pensa davvero e di ciò che, come se fosse detto a nome suo. Una sorta di antipsicologismo e antisoggettivismo, anti-autobiografismo. Ricordate, nell'articolo sul cappotto di Gogol, questa cosa è espressa in modo addirittura provocatorio in relazione al famoso passaggio che lui cita, quell'umanitario, tra virgolette, che dovrebbe esprimere le idee umanitarie di Tolstoi. Lui dice l'umanitario. Cioè, le idee umanitarie non c'entrano nulla, è un passaggio scritto in stile patetico solo per far meglio risaltare lo scas, grottesco, comico di tutto il resto del testo. È quindi un semplice procedimento artistico, il tono umanitario, il lessico e anche il contenuto, per quanto i formalisti parlano di contenuto, è solo esclusivamente un procedimento un procedimento tecnico di tipo contrastivo per sottolineare il contrasto, no? Vi ricordate, non abbiamo nessun diritto di vedere in un simile brano null'altro che un determinato procedimento artistico. L'episodio melodrammatico viene usato come contrasto nei confronti dello scas comico. E nell'incipit del libro del suo primo libro, non molto lungo, insomma, a differenza di quelli successivi su Tolstoi, il nostro Eichenbaum, come abbiamo visto, che è di qualche anno dopo, cioè dal 19 si passa al 22, riformula queste opinioni in modo più articolato, addirittura. Ne viene fuori una visione del mondo, dell'uomo, della psiche umana, lo vedremo poi procedendo nella lettura, cioè non è solo un'analisi di Tolstoi. All'inizio Eichenbaum ci dice anche come lui considera, cioè una sua visione antropologica e del ruolo della cultura, del ruolo della parola, nell'equilibrio fra varie funzioni dell'essere umano. Vi ricordate, lui, nel brano che abbiamo letto, dice che il processo della creazione artistica è extrapsicologico, ossia trascende il regno delle manifestazioni dello spirito, no? Duševne javljenja, manifestazioni dello spirito. Qui usa sempre duševni, duševni è javljenja, poi duševne è empirica. Nella traduzione italiana c'è un po' di ambiguità perché prima si dice manifestazioni dello spirito, poi però
Duchenne empirica viene tradotto come fattore psichico, e che forse avvicina troppo come linguaggio Eichenbaum a Freud. Eichenbaum distingue Duchenne, ossia ciò che riguarda la psiche, sì, possiamo dire psicologico, psichico, da ciò che è duchovny, ossia il fattore spirituale. Il fattore spirituale è creativo, è individuale, mentre il fattore duchovny, il fattore psichico, è passivo, è qualcosa di dato, è qualcosa che l'uomo ha di natura ed è passivo. Nel momento in cui, vi ricordate, Psiache afarmlienije, avevamo anche visto questo termine, afarmlienije, è così bello e così difficile da tradurre, perché afarmlienije sarebbe formattazione, ossia ciò che l'atto del dare forma, foggiatura, modellamento, plasmazione, sagomatura, che è contrapposto a afarmlienije a tvorcestvo. Tvorcestvo è quando tu crei dal nulla. Afarmlienije è quando tu modelli, dai forma a un materiale, però noi formattazione lo usiamo solo per i computer e quindi non si può usare in questo senso. Dice, quindi possiamo dire ogni volta che si dà forma alla propria vita psichica, alla propria vita della Duchevnaya, attraverso la parola, noi facciamo un atto spirituale, un act duchovny, il cui contenuto si differenzia notevolmente dalla diretta esperienza vissuta, ot nepasredstvena perijitava, ossia, dice, è bene soffermarsi su questo perché, come ho detto, un'intera concezione antropologica e del ruolo della cultura in essa, che caratterizza fortemente Eichenbaum e che lo pone fin dall'inizio come uno che, insomma, lo caratterizza come uno che si pone problemi di tipo anche antropologico, di come è fatta proprio la psiche umana, di come essa funziona, di come si manifesta, delle questioni che fanno vedere anche le sue letture filosofiche. Cosa che negli altri primi formalisti c'è cioè molto meno, i primi formalisti vengono più da esperienze semmai di storia dell'arte, di diretta esperienza di avanguardia letteraria. Eichenbaum invece ha avuto il tempo di farsi una sua visione complessiva dell'uomo. Cioè l'uomo vive di esperienze duchovne, ossia psichiche, psicologiche, come volete tradurle, del suo spirito, le esperienze del suo spirito, esse sono passive, nel senso che si producono da sole e sono dettate dalla natura della singola persona che vive la sua vita psicologica, spirituale, per come lui è fatto, nel momento in cui lui tenta attraverso la parola di dare forma, di strutturare queste esperienze, lui è implicito nel discorso di Eichenbaum, ciò implica tutta una serie di criteri e un'operazione di selezione del materiale, perché la vita duchevnaya è senza soluzione di continuità, è continua, fluida, fluisce, è indifferenziata al suo interno, una sorta di flusso continuo di sensazioni, di sentimenti. Solo in parte, peraltro, a livello conscio, nel momento in cui tu attraverso la parola vuoi dare forma a tutto ciò, tu selezioni, quindi operi una selezione e diventa un qualcosa di scandito, c'è una scansione all'interno del materiale, c'è una selezione, c'è una nuova disposizione, per l'appunto, in una struttura che viene creata volontariamente, a differenza dei Duchevni e Javlenia, la Afarmlienie attraverso la parola è attiva, volontaria, è un'operazione quindi spirituale che appartiene allo spirito
come elemento individuale, non solo personale. Personale è ciò che, diciamo, pertiene a me per come io sono fatto, vuole dire Eichenbaum, poi si spiegherà meglio. Per come io sono fatto e non posso essere fatto diversamente, questa è la mia vita psichica. Individuale è, sono io che come individuo attivo do una forma a questo mondo psicologico e creo un fenomeno di carattere individuale e spirituale. Quindi spirituale contrapposto, non contro, ma diciamo contrapposto nel senso di qualcosa di diverso dello psichico, di ciò che appartiene allo spirito, e individuale contrapposto a personale. E adesso possiamo, personale è ciò, personale psichico e inerente allo spirito, è ciò che noi abbiamo diretta, è la nostra esperienza diretta vissuta, quello che in russo è непосредственно пережитое. E adesso possiamo andare avanti. Naturalmente, se c'è qualche cosa che non avete capito, potete chiedere in qualsiasi momento. Душевная жизнь, ma non andrà avanti a lungo, con cose teoriche. Poi dopo entra nel vivo parlando di Tolstoi e vi assicuro che si tratta di un banco di lavoro, proprio di un'officina critica di lavoro, dove queste idee vengono davvero messe alla prova. Io credo che uno degli scopi di queste nostre lezioni, questo vale anche per i vostri compagni degli altri gruppi, sia anche vedere come fare critica letteraria, interpretare un testo, interpretare l'opera di un autore, sia anche un modo per mettere alla prova le proprie concezioni di partenza per i veri grandi studiosi della letteratura, per fornire di una base reale, pratica, concreta, una propria visione del mondo e dell'uomo. Questo, per esempio, si vede benissimo in Bakhtin, interprete di Dostoevsky. Tra l'altro, se siete interessati, io naturalmente poi vi interrogerò solo su questo che facciamo qui, però se volete potete benissimo sentire anche le lezioni che facciamo su Bakhtin o su Shklovsky, assolutamente. Cioè, uno degli obiettivi di queste lezioni è mostrare che l'analisi di un testo letterario serve anche a far luce, giustificare o mettere in difficoltà, mettere alla prova la propria visione del mondo e dell'uomo, fra le tante cose a cui serve. Non si tratta solo di spiegare cosa dice Tolstoi, anche perché in realtà cosa dice, è una domanda di tipo metafisico, cosa diceva Tolstoi? Non lo sapeva nemmeno Tolstoi. Tolstoi ha detto delle cose. Abbiamo degli oggetti che vanno interpretati alla luce di una visione del mondo e a sua volta quell'interpretazione getta, cioè conferma o mette in difficoltà il modo in cui noi vediamo il mondo. Душевная жизнь подводится здесь уже под некоторые общие представления. La vita psichica, quella che lui all'inizio ha chiamato vita dello spirito, insomma, in italiano è un po', avrebbe fatto meglio probabilmente a tradurlo sempre nello stesso modo. Comunque, psichico, anima, si dice effettivamente, psiche in greco, di vita psichica, probabilmente è quello che intendeva Eichenbaum, anche se noi chiaramente attraverso la psicanalisi ci sentiamo qualcosa che qui non c'è assolutamente proprio. La vita psichica viene qui già messa sotto, si può dire padvodiz, portata sotto, assoggettata a alcune rappresentazioni generali, obshche predstavlenie,
sulle forme della, del suo manifestarsi. Подчиняется некоторому замыслу, si sottopone a un certo замысел, è il disegno nel senso di l'idea che uno si fa di ciò che vuole realizzare, progetto, disegno nel senso di progetto. Часто связанному с традиционными формами, spesso collegato alle forme tradizionali. Vedete, la vita psichica immediata, passiva, quella che noi abbiamo in quanto siamo, diciamo, nel momento in cui viene formalizzata a Farmlinie, attraverso la parola, qui non stiamo parlando di letteratura, ma proprio nell'espressione, qui ci si può sentire, chi di voi si ricorda l'anno scorso, vi ricordate Tjuchev? Chi di voi si ricorda quel famoso verso di Tjuchev sul pensiero? Qualcuno se lo ricorda? Жизнь изречённая есть ложь. Il pensiero espresso è menzogna. Per Tjuchev era una concezione romantica dell'interiorità che non può mai esprimersi compiutamente in quanto è irrazionale, non si può esprimere compiutamente nella parola che la, diciamo, organizza in modo razionale. E c'è una certa continuità tra Eichenbaum, che di romanticismo si era interessato molto prima di diventare formalista, e questa idea di Tjuchev della inesprimibilità dell'interiorità. Tjuchev ci costruisce sopra una sua visione proprio della vita interiore come qualcosa di vicino alle fonti spirituali. Questa cosa a Eichenbaum non interessa, però anche lui c'è questa idea che nel momento in cui la vita psichica viene, come dice lui, assoggettata a certi concetti generali che regolano le forme della sua rappresentazione, nel senso che se tu vuoi esprimere in parole la tua vita psichica, già solo la lingua in cui tu la esprimi, le sue forme grammaticali, logiche, sintattiche, stilistiche, espressive. Faccio un esempio stupidissimo, cioè, mettiamo che io vi bocci a un esame, in voi nasce, nella vostra vita psichica, nasce un attimo di odio nei miei confronti, magari neanche solo un attimo. Questa cosa, se la dite a me, mi dite, signor professore, ritengo ingiusto il vostro voto. Se lo dite a un vostro compagno, dite, quello stronzo del Carpi mi ha bocciato e io avevo studiato. Sono due forme completamente diverse, regolate per l'appunto da concetti generali, norme generali che regolano le forme espressive della stessa esperienza psichica. L'odio nei miei confronti si esprime in due modi completamente diversi. È chiaro che quindi c'è un lavoro di selezione del materiale, di sua organizzazione, e gli viene appunto formattato, no? A Farmlinie, anche in previsione dell'interlocutore con cui parlate. Vedete, molto semplice in realtà quello che sta dicendo Eichenbaum. E poi dice, spesso viene sottoposto a un disegno determinato, nel senso che se uno si mette a esprimere la propria vita psichica, probabilmente lo fa per uno scopo. Se lo scopo è quello di parlare male di me coi compagni, direte una cosa. Se lo scopo è quello di convincermi a darvi un 18, è chiaramente anche quello scopo, il Zamuisel, indirizzerà l'espressione delle esperienze psichiche che state vivendo. Guardate che non sto scherzando. Sì. Volevo chiedere solo una cosa su Tjuchev. Tramite appunto le sue spiegazioni dell'anno scorso, lei aveva già introdotto qualcosa di Eichenbaum a proposito di Tjuchev. Però parlava proprio specificamente del fatto che per Tjuchev lo svelare, diciamo, queste fattenze, diciamo, dell'anima, della psiche in questo senso, equivaleva non solo a una menzogna, ma quindi anche allo svelare una verità che poi non sarebbe più stata tale, cioè nel senso non sarebbe più risultata verità agli occhi degli altri, come se si fosse svelato qualche mistero e fosse risultato
blando in un certo senso. Eh no, è giustissimo, è giustissimo. Io sinceramente non ricordo di avere citato Eichenbaum in relazione a Tjuchev, questo non me lo ricordo, però ci sta, non, perché Lei comunque. citò vari critici letterari, Sì, vari quello. critici letterari come ad esempio Pupiansky oppure. Pupiansky me lo ricordo bene, e poi credo anche Maxim Shapir sulla forma del verso, diciamo, sulla struttura generale della poesia di Tjuchev, più che altro Pupiansky. Posso aver fatto un riferimento anche a queste cose, naturalmente stavamo parlando di Tjuchev, non penso Sì, di essermi esatto. espresso molto, però sicuramente, cioè, queste idee di Eichenbaum sono collegate a quel tipo di discorso che, come ho detto, come giustamente tu sottolinei, in Tjuchev, portano a un'idea dell'incomunicabilità, della necessità di chiudersi in se stessi, di ascoltare le voci che vengono dal profondo, che ci legano al macrocosmo, macrocosmo, microcosmo, questa roba romantica di cui stamattina ho parlato, tra l'altro, con quelli del primo anno su Gogol. Spero abbiano capito qualcosa, perché quando siamo a lezione in presenza vedo le facce, lo capisco subito se non capiscono. In questo caso invece è più difficile. Eichenbaum su idee abbastanza affini, anche perché, come ho detto, aveva studiato molto bene il romanticismo, non solo russo, ma anche tedesco, l'originale tedesco, che era molto in auge negli anni 10, vuole creare una teoria dell'espressione letteraria e del modo di studiarla. Cioè, lui non pensa che Tolstoi abbia fatto male a cercare di esprimere la sua vita psichica, che avrebbe dovuto stare zitto e meditare per raggiungere la comunione con Dio. Non pensa questo. Molto contento che Tolstoi abbia scritto Guerra e Pace. Però dice: noi, quando studiamo Guerra e Pace, dobbiamo renderci ben conto che stiamo studiando un artefatto, che non esprime la vita interiore, la vita psichica, e neanche necessariamente le opinioni dell'autore. E non solo Guerra e Pace, ma addirittura i diari di Tolstoi, che sono apparentemente quanto di più affine alla immediata espressione della propria psiche uno possa trovare. Sono proprio uno scavo continuo a un'autoanalisi anche maniacale a volte, che sembra adattarsi come un guanto proprio alla psiche di Tolstoi. Eichenbaum dice: calma, calma, stiamo calmi. Tanto ora comunque andiamo avanti. E poi dice anche un'altra cosa, che diciamo, il disegno che io mi pongo, cioè è chiaro che io ho uno scopo nel esprimere questa vita psichica, altrimenti mi dedicherei ad altro. Ho uno scopo che spesso è legato a forme tradizionali. Senso, è chiaro che, sempre riferendomi all'esempio che ho fatto prima, voi con me vi riferite, cioè vi rapportate parlandomi con forme tradizionali, cioè stilistiche tradizionali, cioè che vengono da una certa tradizione, può essere variamente interpretata, ma naturalmente, portandolo su un piano letterario, è chiaro che nello scrivere un testo io ho presente anche tutta un'altra serie di testi, e questi testi, cioè, naturalmente mi influenza la lingua, mi influenza lo stile che io devo avere per il destinatario che ho, mi interessa lo scopo che io do alla mia espressione. Mi condiziona anche tutta, mentre la vita spirituale, la vita psichica è solo mia, personale, vedete la differenza tra personale e individuale, è solo mia, la sua espressione deve prendere atto anche delle forme tradizionali in cui determinati contenuti sono stati espressi. Posso essere innovativo, posso andare nel solco della tradizione, ma ne devo tenere conto, anche perché se no la gente non mi capisce. Cioè, il mio è comunque un atto comunicativo, magari rivolto anche solo a me stesso, ma io, per spiegare anche a me stesso le cose, devo formularli in una lingua che in qualche modo sia quella che io sono abituato a vedere nei testi e nelle esternazioni degli altri. Cioè,
devo renderla simile a ciò che gli altri dicono di sé, anche se mi esprimo a me stesso in un diario. Questo più o meno. Vedete che detto così, alla fine è anche abbastanza lineare, cioè non è che sia poi sì, è che Baum ogni tanto usa queste parole un po' arzigogolate, ma niente in confronto a Bakhtin, eh. Bakhtin è molto peggio, anche perché lì c'è anche un torbido misticismo, ma insomma, vabbè. I tiem samim neizbežna prinimajt viduslovni, e per tutti questi motivi esso acquista inevitabilmente un aspetto convenzionale, cioè la vita psichica viene filtrata attraverso tutta una serie di, non uno solo, ma molti filtri di tipo convenzionale: la lingua, lo stile, lo scopo, le forme in cui tradizionalmente si sono espresse, cose del genere. Quindi assume un aspetto convenzionale. Nie savpadajushi s jejo dejstvitelnym vneslavesnym nepasredstvennym sadjerzhaniem. E questo sembra proprio molto simile a quanto scrive Tyutchev, anche se, come ho detto, il contesto è diverso e gli scopi sono anche diversi. Non è un richiamo a concentrarsi sulla propria interiorità, ma è un richiamo a prendere i testi che uno legge per quello che essi effettivamente sono, non per altro. E dice quindi: acquista inevitabilmente un aspetto convenzionale che non coincide, né safpadayushi, safpadati. Safpadati vuol dire coincidere. Padat, cadere, e so, insieme. Cadere insieme sarebbe, ma vuol dire coincidere. Non coincidente col suo contenuto, se io sadirjaniyem, col suo contenuto reale, naturalmente inteso come questa massa primordiale psichica, vnie slavesnim extra verbale e nie pasriestvennim immediato. Non immediato nel senso di momentaneo, di rapido, ma immediato nel senso di privo di mediazioni. Fixirujutsa tolkanie katoreje jo storane. Vedete, si fissano solo alcuni suoi lati, solo certi suoi lati, ossia della vita psichica. Vedete la selezione, prima di tutto selezionare ciò che si vuole, con cui si vuole costruire una struttura, che è una struttura secondaria nel senso che è derivata rispetto al materiale originale, cioè noi abbiamo un mucchio di mattoni che è la nostra vita psichica e ci costruiamo un edificio, qualcosa ci serve dei mattoni, qualcosa no, gli diamo una struttura e abbiamo una cosa diversa, cioè il contenuto sostanzialmente è lo stesso, ma qualitativamente è un'altra cosa, serve ad altro. Cioè, non avrebbe senso guardare una casa e dire che bel mucchio di mattoni, no? Esattamente come, secondo Eichenbaum, non ha senso leggere i diari di Tolstoi e dire che bella espressione della propria individualità. Vedete che c'è un... Questa cosa, tra l'altro, viene molto poco notata in genere in chi studia il formalismo, perché si sottolineano sempre i lati avanguardistici, vicini ai futuristi, vicini alla cultura figurativa, gli aspetti più anche più provocatori. Qui abbiamo una lega molto originale fra un pensiero, diciamo un'antropologia sostanzialmente di tipo romantico e anche un po', per chi di voi ha studiato al liceo queste cose, anche un po' neocantiano, no? Perché questa idea che esiste, no, il fenomeno e il numero, cioè esiste qualcosa, una realtà trascendente che noi non possiamo percepire, esiste una serie di filtri che noi abbiamo per filtrare questa realtà e creare un modello che è quello che la realtà è per noi, no? È una concezione del mondo complessa che ha delle
radici, come ho detto, nel romanticismo, nel neocantismo, che tra l'altro alla fine dell'Ottocento, inizio Novecento, quando studiava Eichenbaum, era molto in voga anche in Russia, e la critica formale, che in realtà in genere viene considerata sempre molto schiacciata sull'avanguardia, Majakovskij, Khlebnikov, Lazaum, queste cose qui. Ecco forse perché Eichenbaum veniva considerato un po' il D'Artagnan di questo gruppo. Tra l'altro anche fisionomicamente si vede che era un po' diverso, perché se voi guardate una foto del giovane Shklovsky, una foto del giovane Jacobson, si vede che sono dei tipi molto, anche un po' provocatori, sono dei giovani galli, ecco, un po' con un'aria un po' strafottente, un po' un sorrisino per la serie Adesso arriviamo noi, e tutto questo passatismo lo mettiamo in cantina, mentre Eichenbaum fin da giovane aveva l'aria del professorino, proprio molto azzimato, era una persona della buona borghesia ebraica, assolutamente non aveva quel tipo di atteggiamento lì. Quindi vengono fissati solo alcuni suoi lati, vedete, выделенные и осознанные в процессе самонаблюдения, che sono stati, come dire, выделить, vuol dire mettere in evidenza, da delete, separare, e voi, quindi tagliare, mettere da parte, nel senso mettere in evidenza, che sono stati messi in evidenza, и осознанные, e di cui presi in coscienza, a Sosnanie, da Sasnanie, e di cui si è presa coscienza nel processo stesso di Samanabliudienie, introspezione, cioè nel momento in cui io ho la mia vita psichica, quando faccio il processo di introspezione non è che vedo tutto, già solo questo, già solo il fatto che io mi guardi dentro per vedere cosa mi sta succedendo dentro, io sto separando, sto creando una struttura, cioè sto creando una struttura, come dire, non più continua, ma con una sua concatenazione interna, sto separando degli elementi all'interno di questo processo continuo, alcuni dei quali in quel momento mi sembrano più rilevanti, ho operato una selezione. В результате чего душевная жизнь неизбежно подвергается некоторому искажению или стилизации. Quindi in risultato di che, ossia, qui si potrebbe mettere un bel punto e ricominciare, come risultato di questo, di questa cosa, la vita psichica inevitabilmente neizbježna subisce una qualche deformazione o stilizzazione, un qualche processo di deformazione o stilizzazione, perché con quel materiale già solo il fatto di illuminarlo con la coscienza, di guardarlo, di guardarmi dentro, di fare il processo di autoanalisi, già solo quella cosa, evidenziando delle parti, separando un processo continuo in parti separate e selezionandone alcuno, rende diverso ciò che io sto guardando dal materiale in sé che sta alla base di tutto questo. Quindi io sto deformando e stilizzando, già solo così. Tra l'altro ricordo un po' anche la meccanica quantistica, no? Che quando si dice che io non ci ho mai capito nulla, l'unica cosa che mi ricordo, e ci credo come atto di fede, è che se tu individui un neutrone, solo per il fatto di averlo individuato, quello si trova da un'altra parte. Più o meno mi ricorda un po' queste cose qui. Dato, tenete presente che queste teorie, diciamo, della letteratura vengono formulate in un periodo in cui
ci si sta muovendo verso la formulazione, per esempio, della teoria della relatività, della meccanica quantistica. Il mondo è diventato molto complesso. E qui faccio una piccola, un piccolo excursus. La necessità dei formalisti, ognuno a modo suo, di estrapolare il quid della letteratura, ossia ciò che fa di un testo un'opera letteraria, ciò che mette il testo all'interno della serie letteraria e che lo differenzia quindi da tutti gli altri testi, viene anche da una necessità di fare un po' di ordine in un mondo e anche in un mondo culturale che è diventato molto complesso. No, Lo so, anch'io non lo sento, ho sento. capito che è caduta un attimo la linea e ripeto, ora si sente? Sì, proprio. Cirillo, vedo che hai fatto una domanda, era quella di prima la domanda? No, sì, no, era soltanto, cioè, ultimamente ho smutato il microfono per appunto dire che non la sentivamo, Ah, va bene, semplicemente. ok, niente. Ora per fortuna. Comunque sto registrando tutto anche col mio registratorino, state tranquilli. Ripeto quello che ho detto. Queste necessità che hanno i formalisti di fare ordine, cioè creare delle formule univoche di ciò che la serie letteraria è. Quindi delle sue forme, dei suoi tratti costitutivi. È un modo di fare ordine in un mondo che è diventato sempre più complesso. Pensate, l'uomo di inizio Novecento, rispetto ai suoi antenati, pensate, c'è stata la rivoluzione darwiniana. Cioè, l'uomo non è più al centro del creato, ma è un anello evolutivo che viene chissà da dove va. Chissà dove, c'è stata per esempio la nascita del marxismo, quindi l'idea che la collettività umana non ci sia una forma ideale a cui tendere, ma sia sempre lo Stato, la comunità, un risultato di lotte fra interessi diversi, lotte fra classi diverse, sia un equilibrio instabile di soggettività in lotta. C'è stato Nietzsche col suo Dio è morto, è stata messa in discussione in modo radicale la religione, la morale, no? Il discorso che fa Nietzsche sulla morale degli schiavi, il cristianesimo, l'idea del superuomo come superamento. È un'umanità che non ha più niente di certo, di stabile. Pensate, l'uomo non è più padrone neanche dentro la sua testa, dentro di sé, perché è il periodo in cui, proprio questo, è il periodo in cui Freud sta facendo la sua rivoluzione psicanalitica. Noi pensiamo di avere una personalità stabile, in realtà è solo una crosta superficiale, la punta dell'iceberg di pulsioni oscure che si muovono dentro di noi, legate alla sfera sessuale. Capite che tutto questo che a noi oggi sembra banale, per gli uomini di fine 800, inizio 900 è scioccante, uno non sa dove mettere le mani. Quindi, e tra l'altro si vede da quello che scrive Eichenbaum che lui questi problemi se li pone, ossia il rapporto fra ciò che noi pensiamo di vedere e i processi che portano alla creazione di quella struttura sulla base di un materiale che noi in realtà non possiamo conoscere. C'è questa esigenza di fare chiarezza, di darsi chiarezza nei concetti, nelle strutture, nell'analisi e naturalmente anche tutta l'arte dell'avanguardia viene da lì. Un mondo così complesso non può essere rappresentato con le forme, per esempio, dell'arte figurativa tradizionale. Non è più un mondo rappresentabile con la prospettiva, col punto di fuga centrale e tutto viene ordinato. È un'arte chiaramente che deve mostrare il caos, deve mostrare la poliedricità della realtà, la sua ambiguità. Ma questo chiaramente è un piccolo excursus, una piccola divagazione di cui voi dovreste essere contenti perché meno noi leggiamo del testo e meno cose dovrete poi studiare.
di testo per l'esame. Comunque, naturalmente io non lo faccio per questo. Vot pacemu delia cista psicologicesca analisa takih dokumentov, как письма и дневники, требуются особые методы. Ecco perché per un'analisi puramente psicologica di documenti quali lettere e diari sono necessari particolari metodi. Vedete, tra l'altro, Eichenbaum non dice non possiamo leggere i diari o le lettere come documento psicologico. Lo possiamo fare, non è una cosa che a lui interessi fare, perché non è uno psicologo, è uno storico un teorico della letteratura, ma lo si può fare. E qui secondo me c'è un riferimento alla nascente psicanalisi, nel senso non è che basta leggerli e cioè, prendi una lettera scritta da Guido Carpi alla sua fidanzata 20 anni fa, la leggi e ci leggi esattamente ciò che c'era nella mia, come era costituita la mia esperienza psichica o i miei diari. Tu devi interpretarli secondo particolari metodi, che lui naturalmente non descrive perché non è il suo compito. Cioè, non bisogna credere alla lettera, bisogna interpretare per arrivare agli elementi psichici, di vita psichica profondi, che vengono espressi, non vengono espressi nel senso automaticamente descritti, narrati, vengono espressi in modo più mediato, bisogna andare sotto il testo e capire quali sono le pulsioni che lo generano, se vuoi analizzarli come fenomeni, come testimonianze di vita psichica. Metodi, lui su questo poi a un certo punto ne parla poco perché non è quello che gli interessa in modo preminente. Daiushe, vasmožnost probitsa skvoz samonabliudeniye, che metodi che diano la possibilità, daiushe, cioè dal verbo dati, chiaramente, che danno la possibilità, che diano la possibilità di penetrare, prabizza dal verbo biti, che vuol dire picchiare, quindi sfondare, di penetrare attraverso, skvoz, attraverso l'introspezione, quindi oltre l'introspezione, al di sotto, nel profondo, shtoby, samostayatelno nabliudat duševne yavlenia kak takavoje, per poter osservare indipendentemente, samostayatelno, i fenomeni psichici, duševne yavlenia, le manifestazioni psichiche, come tali, vne slavyesnoj formoj, oltre la forma verbale. Vnie sigda uslovnej stilistickej abaločki, oltre abaločke, l'involucro stilistico, sigda uslovnej, che è sempre convenzionale. Convenzionale. Questo è quello che lui dice in merito a lettere e diari utilizzati per analizzare la vita psichica, l'inconscio, potremmo chiamarlo proprio freudizzando completamente questo discorso, però come ho detto non è quello che interessa a lui e infatti procede inesorabile. Savsem inoie metodi daljni upatribliatsa pri analisi literaturnam. E questo credo che l'abbiate capito anche senza tradurre. Tutt'altri metodi si devono utilizzare per l'analisi letteraria. Per l'analisi letteraria. Vetam slučaj forma i priomi samanabliudenia i affarmlenia
душевной жизни есть непосредственно важный материал. In questo caso, la forma e i procedimenti, questo è un termine eminentemente formalista, i procedimenti, priom, cioè un articolo di Viktor Shklovsky, proprio iskustva kak priom, l'arte come procedimento, questi tipici titoli formalisti anche un po' provocatori. Quindi la forma e i procedimenti dell'introspezione e della affarmlene, quindi resa formale, abbiamo detto formattazione del modo di dare una forma, di organizzare in una forma della vita psichica, è un materiale importante, immediatamente importante, importante di per sé, dice. Un materiale importante di непосредственно важный, importante di per sé, dal quale non ne следует уходить в сторону, dal quale non è consentito discostarsi. Cosa sta facendo Eichenbaum? Sta facendo vedere come il materiale, diciamo, gli scritti di tipo basati sull'autoanalisi, ossia lettere, sull'espressione di sé, che uno pensa essere immediati, ma non lo sono, come lettere o diari, sono come una porta girevole, hanno come una doppia uscita, possono andare in una direzione o nell'altra. Se tu le guardi, vuoi studiarle come espressione della vita psichica di una persona, allora devi usare certi procedimenti analitici e andare oltre la forma verbale in cui essi sono assortiti, organizzati e confezionati. Ecco, a Farmlenie si può usare confezionamento, formattazione o packaging, ma che no, vabbè, questo sarebbe troppo banale. Se invece tu li vuoi usare per capire uno scrittore, per esempio Tolstoi, che in questo è perfetto perché è un grande scrittore che ha scritto molti diari, e quindi se tu vuoi usare quei diari per capire il Tolstoi scrittore, allora in questo caso tu dovrai essere aderente alla lettera di ciò che di ciò che questi diari dicono, sono di per sé непосредственно важные, sono importanti di per sé, e la loro forma verbale, la loro оформление, non deve essere lasciata da parte o superata. Vi ricordate Prabitsa, Skvoz, penetrare, non devi penetrare da nessuna parte, tu devi prendere quello che c'è scritto lì, ma attenzione, dirà poi Eichenbaum, non per dare per scontato, per buono tutto quello che vi viene detto, non devi dare alla lettera, non devi prendere alla lettera il significato di ciò che vi viene scritto, devi prenderne in esame il modo in cui questi testi, questi documenti autobiografici sono scritti, mentre per usarli come analisi psicologica il modo in cui sono scritti ci devi passare attraverso e vedere oltre, per analizzarli come fonte per capire il Tolstoi scrittore non devi leggere il che cosa c'è scritto, ma il come, quindi devi prenderli sul serio, devi prenderli per quello che sono, così come sono formattati e costruiti, ma non per quello che c'è scritto, per come ciò è stato fatto, per l'insieme di procedimenti utilizzati per confezionare quei testi. Questo l'ho ripetuto varie volte perché è assolutamente fondamentale. Sarebbe un equivoco drammatico che impedirebbe di capire tutto il resto, pensare che lui dica sì, per capire, vanno presi sul serio alla lettera i diari per capire guerra e pace.
Perché noi dobbiamo, così veniamo a sapere quello che Tolstoi pensava di se stesso, ossia il contenuto. No, quello per lui in ogni caso non è raggiungibile, se non con i mezzi psicologici, che lui comunque non gli interessa quello, non gli interessa capire cosa aveva, diciamo, la struttura psichica profonda di Tolstoi, gli interessa capire cosa ha combinato come scrittore. Quindi vanno presi sul serio come modo di formalizzare un determinato materiale, che influisce chiaramente sul modo di formalizzare il materiale in opere apertamente di fiction. Quindi la fiction non c'è, ma c'è la formalizzazione verbale di tutta una serie di materiali psichici selezionati in base a un certo modo di guardarsi dentro. L'elemento della fiction non c'è e quindi noi possiamo valutare le tecniche. Cioè di organizzazione del materiale verbale allo stato puro, perché uno scopo di tipo artistico, finzionale, non c'è. Zdesi, imena, dici, dimmi. Ma quindi diciamo per Agamben, diciamo, la scienza del testo letterario è una sorta di compartimento stagno, cioè nel senso che deve essere privo di qualsiasi riflesso di altri campi del sapere, come appunto sociologia o l'estetica, no? Cioè, Certamente, deve essere quindi chiuso. certamente, certamente. Cioè, la scienza letteraria si occupa della forma in cui un determinato materiale e dei procedimenti volti a organizzare un determinato materiale in un determinato modo, per un determinato scopo. Vi ricordate, avevamo letto anche gli esempi che facevano gli altri formalisti della scienza letteraria fino a quel momento, che è come un investigatore che per trovare l'assassino arresta tutti, quindi ci mettono psicologia, sociologia. Queste cose devono rimanere al di fuori. Cioè, tu puoi naturalmente studiare guerra e pace come un esempio di sociologia, di un determinato una visione sociologica di un determinato periodo della storia russa, ossia le guerre napoleoniche, ma non stai facendo letteratura Viedini, non stai facendo scienza della letteratura, stai usando quel materiale come fonte per cose che interessano a te, cioè non stai studiando lo specifico letterario. Attenzione, guardate che io non sono d'accordo con questa cosa, però i formalisti sicuramente fanno questo e Eichenbaum lo fa in modo sicuramente più complesso intellettualmente rispetto ad altri per i motivi che ho detto, perché aveva studiato anche in altro modo, era un po' più anziano, però ci crede, almeno a questa altezza cronologica lui ci crede profondamente. Compartimento stagno, e lui ti direbbe, caro mio, ma se io devo studiare com'è fatta una casa, devo studiarla secondo i procedimenti dell'architettura, non secondo i procedimenti della storia o della filosofia. Se voglio tecnicamente capire cosa rende quella cosa una casa rispetto al cumulo di mattoni che c'era prima, inutile stare a fare filosofia o sociologia, ti direbbe così. Io personalmente non sono d'accordo, però loro hanno fatto una grande rivoluzione scientifica che mette anche coloro che come me non appartengono, ma ormai poi il formalismo come allo stato puro, questo formalismo iniziale non esiste più da tempo e loro stessi poi hanno avuto un'evoluzione. Parleremo poi in qualche altra divagazione, nelle prossime lezioni, anche degli esperimenti che Eichenbaum farà nei tardi anni 20 per uscire da questa che tu hai chiamato compartimento stagno, che a un certo punto anche a lui comincerà a sembrare di averla fatta un po' semplice. Però in questo comunque è una provocazione la loro e anche tra l'altro un passo avanti nella nostra scienza fondamentale, assolutamente. Dicevamo, Zdesi, imena vete stilistической оболочке, в этих условных формах можно усмотреть зародыши художественных приемов. Vedete, lo dice proprio chiaramente quello che vi ho detto prima. Qui proprio
proprio in questo involucro stilistico. Cioè lui, vedete, prende, dice, prenderli alla lettera sì, ma prenderli alla lettera questi documenti in che senso? Come involucro stilistico. Noi dobbiamo analizzare il loro involucro stilistico. Nelle loro forme, in queste forme convenzionali, Mojna plus Matriet, si possono cogliere, zarodisci, gli embrioni di procedimenti artistici. Cioè, vedete, è sempre quella cosa, ne parlavamo l'altra volta, i formalisti capiscono subito che non è troppo semplicistico ridurre tutto a un arsenale di procedimenti, come per esempio fa lo stesso Eichenbaum nel 1919 in Come è fatto il cappotto di Gogol, analizzando solo i procedimenti. Tutti in una qualche misura cercano, si pongono il problema dell'evoluzione letteraria. L'evoluzione letteraria, naturalmente, partendo dai propri presupposti, senza annacquare con cose sociologiche, filosofiche, psicologiche. Come ho detto, per esempio, Viktor Shklovsky parla dell'evoluzione con la mossa del cavallo, ossia portando al centro, siccome le forme si automatizzano e non vengono più percepite, perché l'importante è la novità, l'originalità, perché una cosa è la deformazione nuova del materiale, perché questo materiale venga percepito, si prendono forme o arcaiche, che sono diventate arcaiche, e si rivitalizzano per farle diventare più moderne di ciò, della letteratura così com'è nel momento presente, o si prendono cose collaterali, periferiche, e si portano al centro della sfera letteraria. Per esempio, a un certo punto è nato il romanzo epistolare. Perché? Perché ci si è resi conto che questo genere, considerato periferico, paraletterario, poteva fare la novità. Poi avevamo parlato di come Tinianov, anche lui, parla del fatto di rifarsi ai propri nonni contro i propri padri, riattivando le forme arcaiche. Per esempio Majakovskij, che secondo lui riprende degli elementi dell'ode settecentesca, in contrasto con la poesia lirica da camera dei tempi suoi, quindi un'ode da pronunciare, solenne, fatta di saliscendi stilistici come in in Dierjavin. Questo, per esempio, vedete che si pongono il problema dell'evoluzione, cioè come, siccome la letteratura si sviluppa e il solo arsenale di Priomi non spiega come, bisogna creare una forma di evoluzione letteraria. Eichenbaum, per il momento, anche lui avrà, poi vedremo le sue idee in materia, ne parleremo un'altra volta, queste teorie le svilupperà dopo il 22, quindi non riguardano questo testo che stiamo facendo. Per il momento lui si occupa di come le forme letterarie si sviluppano in un particolare scrittore, ossia come si passa dalle forme di espressione di sé, che lo scrittore pensa essere immediate, ma in realtà non lo sono. Comunque, espressioni di sé prive di fiction, come lettere, insomma, materiali autobiografici, diari, come quelle forme siano un banco di prova, una sorta di laboratorio, dove lo scrittore sperimenta priomi che poi gli serviranno quando si porrà un compito di fiction. Capito il discorso? Iskadia is ubijdenija v tom što slavjesnaje vyrazhenije nie dajot dejstvitelnoj kartini dushevnoj zhizni. Quindi, iskaditi, partire, prendere le mosse, mettersi in cammino, quindi partendo, chiaramente un gerundio, partendo dalla convinzione, is ubijdenija, partendo dalla convinzione, che, guardate che sono perso la riga, partendo dalla convinzione
che l'espressione verbale non dia un quadro reale della vita psichica. Ormai l'ha ripetuto infinite volte per farcelo capire, per lui è molto importante. Attenzione, guardate che la lettura lenta che noi stiamo facendo di questo testo, voi potreste leggerlo in italiano o in russo, velocemente tutto quanto, non è lungo come libro, però tante sfumature, per esempio questa prima parte, che per lui è così importante, uno tende a saltarla per andare a vedere subito cosa dice su Tolstoi, e invece è importante per capire poi quello che arriva dopo. Qui, partendo da questa convinzione, ossia che l'espressione verbale non dia un vero quadro della vita psichica, «Мой должны как бы не верить ни одному слову дневника и не поддаваться». Quindi dobbiamo come... È come se noi dobbiamo, per così dire, non credere a una sola parola del diario. Ossia, è un modo di esprimersi paradossale. Non è che non ci dobbiamo credere perché pensiamo che Tolstoi racconti balle. Non dobbiamo far caso al contenuto in quanto tale come espressione diretta di una vita spirituale che alla fine poi a noi... interessa anche il giusto, a noi interessa altro, quindi dobbiamo mettere tra parentesi, si potrebbe dire, sospendere il giudizio, mettere tra parentesi, mettere da parte il contenuto espresso nel diario. Igne paddavazza sablasnam, e non cedere alle seduzioni, alle tentazioni, alle seduzioni, di una interpretazione psicologica, psicologica tal cavania, nakatore nie i miei prava, alla quale non abbiamo diritto. Мы должны суметь воспользоваться именно этим формальным верхним слоем. Noi dobbiamo, invece, noi dobbiamo essere sumieti, da umieti, ossia saper, essere in grado, riuscire a utilizzare, vaspolzavaz, naturalmente è riflessivo, quindi poi regge lo strumentale. Noi dobbiamo servirci, usare proprio questo strato superiore, questo strato esterno formale, ossia il modo in cui è stato formattato il materiale selezionato, dobbiamo usare questo strato esterno, questo strato superiore formale, особенно если перед нами такие дневники или письма, в которых можно заранее ожидать вмешательства творческой. Soprattutto se di fronte a noi, se di fronte a noi ci sono diari o lettere, в которых, nei quali ci si può aspettare a priori, zaranieje, fin da prima, ci possiamo aspettare, anche prima di averli letti, cosa? Vmishatelstvo tvorcheskoye, l'ingerenza, un'ingerenza creativa. Ossia, è chiaro che se a scrivere è uno come Tolstoi, probabilmente cioè, la necessità di esprimersi anche in base a un proprio impulso creativo sarà forte, perché comunque era anche proprio per la sua per il fatto di essere Tolstoi, lui vuole non solo scrivere ciò che secondo lui è la sua vita interiore, ma che noi sappiamo essere già stato in qualche modo selezionato, ma esprimerlo secondo criteri che a lui sembrino anche, come dire, belli, funzionali, espressivi. Quindi c'è uno sforzo creativo, c'è un'ingerenza творческая, creativa, mentre magari un diario scritto da
da me, per esempio, magari scrivo oggi sono andato a ieri, come infatti è successo, sono andato a farmi devitalizzare un dente. Ai, che male, che vita orrenda, c'è il Covid. Sì, vabbè, anche questo chiaramente filtra una serie, perché io ieri nella mia vita psichica non è stata, diciamo, costituita solo da questo. Quindi ho selezionato e ci costruisco sopra, anche attraverso magari esclamazioni, così faccio una formattazione, no? A Farmlinie. Ma se sono Tolstoi, o magari credo di essere Tolstoi, come molti, ahimè, di noi pensano di essere anche degli scrittori, se scrivo un diario o una lettera vorrò anche far vedere, non dico far vedere che sono bravo, ma vorrò scriverla secondo, o il diario, scriverli secondo criteri di funzionalità, di bello stile, di espressività. No, questo vuole dire. È chiaro che in questo caso, dice Eichenbaum, tanto più noi dobbiamo prendere lo strato, la scorza, l'involucro formale e analizzarlo come prototipo, come banco di prova per le opere di fiction vere e proprie. Qui, soprattutto se abbiamo a che fare con uno che ci mette l'ingerenza creativa, i tiem samim, i skajajushi, nie passerezvenuju, duševnuju, gizn, rabote, nad svaim, ja. E che già solo per questo, per ciò stesso, deformante, cioè deforma l'immediata vita psichica con un lavoro sul proprio io. Chiaro che Tolstoi tutto questo lo scrive per lavorare sul proprio io, non sono i conti della spesa o appunto dire sono andato a farmi devitalizzare un dente. Di queste cose Tolstoi nei diari non parla, parla sempre, è un lavoro sul proprio io, un lavoro di autoperfezionamento. Quindi è chiaro che questa serie di metodi e di procedimenti che servono a dare una forma a Farmiliati, questo materiale psichico, sono elaborati anche per, come dire, dialogare con se stesso, lavorare su se stesso. È un compito quindi tvorcevskij, creativo, non è solo uno sfogo così, tanto per. K'takim dokumentam, arriviamo fino al capoverso, nada atnasitsa s asobiennoj astarozhnostju. Vedete, questi documenti vanno, noi ci dobbiamo rapportare a questi documenti, dobbiamo trattare questi documenti, atnasitsa, che, probabilmente più dativo, con particolare cautela, non particolare cautela, чтобы не впасть в простую психологическую интерпретацию, per non cadere nella semplice interpretazione psicologica, того, что весьма далеко от чистой психологии, di qualcosa che è assai lontano dalla psicologia pura. Смещение этих двух точек зрения, la confusione di questi due punti di vista, videot k seriosnim ashibkam, porta a seri errori. Upraschaje javlenie, semplificando da prosta, prastoi, il verbo uprashati, semplificando il fenomeno, iv mieste stiem, e allo stesso tempo non conducendo ni privadia, il verbo privadit, non conducendo, ni k'kakim pladatvornem ababsceniam, non conducendo ad alcuna generalizzazione fertile. Cioè, noi non capiamo, cioè, se noi crediamo cioè, leggiamo questi testi prendendo in parola ciò che c'è scritto e non analizzando in primo luogo la forma in cui il materiale è stato organizzato,
noi mescoliamo due punti di vista diversi, perché non è che non si possono, lui l'ha detto, non è che non si possano utilizzare come documento psicologico per l'analisi psicologica, ma quello è un lavoro diverso, quello lo fa lo psicologo, lo psichiatra, non lo fa lo storico della letteratura. Quindi è un modo che, cioè, si mescolano due punti di vista completamente diversi. Io non capisco il contenuto, perché lo do per scontato alla lettera e invece, se voglio prenderlo come contenuto, devo analizzarlo da psicologo. Non capisco i criteri con cui questo contenuto è stato formalizzato, i criteri che hanno concorso a dargli quella particolare forma e non un'altra. Non capisco gli scopi di tipo tvorcevsky, creativi che lo scrittore si stava ponendo. Non capisco niente e non sono in grado di fare alcun tipo di generalizzazione, quindi perdo il mio tempo. Questo dice il nostro amico Eichenbaum, col quale oggi noi ci accomiatiamo, dal quale oggi noi ci